i tirapietre. Attenti, potremmo colpire anche te. Salutiamo Antonio Faiella delle bombe di Vlad. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. Ciao. Allora Antonio, ricostruiamo un po' la vicenda AMSIC. Quali sono le reali cifre e soprattutto a chi è venuta questa bizzarra idea? Allora, l'idea è venuta innanzitutto al calciatore, perché essendo nella fase calante della sua carriera... Contro la Samp però non ce ne siamo accorti che fosse calante. Probabilmente non era così difficile capirlo. Sì. Ha pensato bene, tra virgolette, bene per lui di andare a firmare l'ultimo suo contratto ad una cifra importante. Sono 9 milioni a stagione per 3 anni. Quindi si triplica l'ingaggio rispetto a quello che percepiva a Napoli. A Napoli prendeva attorno ai 3 milioni e 2, non sopra i 3 milioni e mezzo. Quindi effettivamente c'è un incremento forte dell'ingaggio. Le cifre dovrebbero essere attorno ai 18 milioni più 4 di bonus al Napoli. Niente male per De Laurentiis. Quindi effettivamente sì. Per un calciatore che va verso i 32 anni, comunque dal punto di vista... Non è male, non è assolutamente male. Economico non è male. Invece per quanto riguarda il prossimo anno, ti aspetti che il Napoli punti in attacco su Insigne, Milik e quindi di conseguenza ci sarà una sorta di epurazione tra i vari Younes, Unas? Oppure secondo te resteranno tutti e arriverà soltanto un Lozano? No, allora... il Napoli al momento, con l'addio di Amsic, sta per iniziare una fase di transizione che deve portare allo svecchiamento e alla sostituzione degli 87. Quindi Callejon. Quindi andrà via anche Callejon, secondo te? Con molta probabilità. Oddio, l'idea è quella di svecchiare la squadra. Quindi magari di prendere un Upamecano per sostituire Albiol. Puntare su un esterno oppure Lozano per Mertens è il profilo perfetto per sostituire un calciatore come lui. Magari Mertens, così come Amsic, andrà in Cina, essendo anche lui ad inizio fase calante. Non come Amsic, perché Mertens alla fine ha dimostrato un po' di più rispetto ad Amsic, non in questo anno. Bene, sì, o male. Diciamo che essendo un brevilineo riesce spesso ad andare in forma presto, poi nel corso della stagione si siede un po'. Io però Callejon non me lo venderei mai, visto il lavoro che fa. Senti, sì, ma avete... Callejon è realmente un insostituibile. Quando è arrivato a Napoli è diventato una colonna portante in generale, veramente importantissimo Callejon. Però ovviamente, se il Napoli vuole provare a svecchiare un po' la squadra, ha bisogno di profili alla Fabian Ruiz. Mm. Antonio, ti voglio chiedere una cosa, ma questa è l'idea. Conoscete Pepe? Pepe, sì. E che, chi è? Dove gioca? Quanti anni ha? Che tipo di calciatore è? Lello Delgro, tu non sei proprio niente. No, zero, zero. Allora, Pepe gioca in Ligue 1, nel Lille, se non sbaglio. Sì, sì. Non sbaglio. È un profilo seguito ormai in tutta Europa. È un difensore? No. No, aspetta, questo, ne parlano come il nuovo Neymar. Sì, sì, Pepe gioca nel Lille. Sì, 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 assolutamente lui. È seguito ormai veramente da tutta Europa, probabilmente non è un profilo molto seguito dal Napoli. Sport Mediaset parla di 50 milioni di euro che il Napoli potrebbe mettere sul piatto della bilancia. Noi onestamente facciamo un po' fatica. Sì, sì, ma il Napoli non è una squadra che punta a queste cifre. Fabian Ruiz è un acquisto preso a 30-35 milioni, questa è l'idea del Napoli. Pepe è un 23enne. Senti, l'ultima domanda te la faccio su Isai. Secondo te a fine stagione andrà via e se sì, chi arriverà? Secondo me andrà via, 99% andrà via, perché già a gennaio doveva andare via, però Ancelotti gli ha concesso una tregua. Ha concesso una tregua tra i due, ovvero arriviamo fino a giugno se ne riparla, se arrivano offerte importanti vai via. Però aspetta Antonio, se giochi poco come sta giocando Isai, non è che a fine anno arriva lo stupido di turno e ti offre più del dovuto, eh? Quindi il Napoli evidentemente si dovrà accontentare anche di una cifra intorno ai 20-25 milioni. Ma certo, anche perché l'apice della carriera di Isai probabilmente è stata con Sarri fine anno scorso. Si parla anche dell'Atletico Madrid che potrebbe rilevarlo, anche perché Sì, come detto dal nostro direttore Francesco Romano un mesetto fa,
se non ricordo male. Sì, 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 si è parlato, c'è ancora l'Atletico, c'era di mezzo Arias, che sì, però ormai è un profilo più lontano, perché essendo un 27enne, il Napoli punta sui giovani. Quindi il Napoli dovrebbe puntare su Malquit, che comunque ha 27 anni, più evidentemente... Tra l'altro è Berezinski, i profili seguiti dal Napoli. Perfetto. Abbiamo tra l'altro un'esclusiva su Amsic, un piccolo retroscena. Sì. Stasera il dottor Alfonso De Nicola, che tra l'altro sta festeggiando, esatto, i suoi 60 Napoli, anni. Sì. E Amsic sarà presente, così come il resto dei calciatori, Ancelotti... Più che altro i calciatori che non sono andati in ritiro, perché come sappiamo i vari Insigne, già Meret, sono in ritiro già con l'Italia e non saranno presenti stasera. E quindi sarà il modo anche per salutare lo staff medico del Napoli, poi i calciatori, sarà l'addio reale di Amsic per poi partire in Cina. E... Bene Antonio, ti ringraziamo di essere stato con noi, un saluto a Francesco Romano, al tuo direttore. Va benissimo, grazie, arrivederci. Ciao, ciao, ciao.